tuo santissimo nome. Alleluia, gloria a te Padre Santissimo, a Gesù e allo Spirito Santo, Signore, perché del continuo vegli su di noi. Alleluia. Ci proteggi, ci guidi e ci conduci per mano. Alleluia, gloria al tuo nome. Perché, oh Signore, se tu non ci conducessi, Signore, questa sera non saremmo qui. Se siamo qui tutti insieme è perché ci hai condotti ancora questo giorno, alleluia, nella tua via, alleluia, per fare la tua volontà, alleluia, gloria al tuo nome. Quindi vogliamo offrirti la lode del cuore, vogliamo unire il nostro canto al canto degli angeli del cielo, alleluia, e fare così, oh Signore, festa insieme a te, Gesù e lo Spirito Santo e tutto l'esercito tuo celeste, a gloria tua e di Gesù, benedetti in eterno, alleluia, amen, amen, amen. Thank you.
ho bisogno di te, alleluia, voglio vivere in te, dice il coro di questo canto. Alleluia. E Gesù che cosa ha detto una volta? E se lo ha detto allora, l'ha detto ai discepoli, no? Anche ai suoi 12 apostoli, senza di me, dice, non potete fare nulla. E dice questo cantico, ho bisogno di te, voglio vivere in te, perché dice che nessun luogo c'è in terra per me, perché nessun luogo c'è in terra per me, perché noi, vedete, ovunque andiamo troviamo il mondo immerso nel peccato, quindi non c'è un posto per noi, perché anche se andiamo in posti tranquilli e sereni, lì c'è pure il mondo, c'è il peccato, quindi non è facile, quindi non c'è, vedete, quindi dice non c'è un luogo qui in terra per me. Allora tutto il cuore ti darò, lode e onore ti offrirò, vieni, vieni Signore, ti amerò, amen, amen, gloria a Dio, alleluia, e Lui è il nostro tutto, alleluia, amen. Allora vogliamo ringraziare il Signore andando adesso in preghiera, siete d'accordo o no? Amen. Andiamo in preghiera, amen. E presentiamo come sempre gli assenti, che non mangiano, e gli assenti che non possono venire, innocenti. Amen. O Signore mi scuoti, sia quelli che non possono venire, no? Che a quelli che non possono venire. Allora, perché vedete, sia glorificato è Dio. Voi non lo... certo che lo sapete. Ci sono tanti fratelli e tante sorelle che non possono venire effettivamente. E sapete loro come bramano venire nella casa del Signore. Alleluia. E chi può venire qui alla salute? A salute? A sfrutta per che cosa? Per le cose materiali. Fratelli, la salute viene da Dio. È Lui che ci dà, ci dona la salute, la vita. E allora esprimiamogli un minimo di gratitudine, di riconoscenza. Non ve dico tutte, ma almeno una volta a domenica, una volta alla settimana, cercate di venire. Non spendete il vostro tempo, come dice il profeta, il vostro denaro in ciò che non sazia, che non... Alleluia. Ma venite ad adorare il Signore e ringraziarlo. Dice, ma io ringrazio a casa. A contici l'anna oggi, c'è contera mia. Che sogno ti ranne via. Alleluia. Perché a casa, è vero, perché noi lo adoriamo pure a casa, però la Chiesa è indispensabile. Non è utile, ma è indispensabile la Chiesa. Perché in Chiesa si ricevono gli ammaestramenti, amen? E il comportamento di come dobbiamo vivere ed agire nel mondo, nella società. Amen, gloria al Signore. E quindi, vedete, sono cose, delle esperienze che io ho fatto, che il Signore mi fa fare e mi fa vedere, mi fa queste cose. Fratelli, la Chiesa è indispensabile. Alleluia. E se uno, vedete, non viene in Chiesa e non si ciba con la parola di Dio, alleluia, amen, si ammala. Si ammala prima spiritualmente e poi anche fisicamente. Alleluia. E figliole, e quando uno si ammala fisicamente e spiritualmente, i guai sono rossi e irrimediabili. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Grazie Gesù che ci hai dato ciò che ci necessitava. Ne siamo grati, riconoscenti, e lo vogliamo fare adorandoti in ginocchio, in preghiera. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Quindi, alleluia, gloria al tuo nome. Ti presentiamo quindi, o Signore, il mondo intero. Sì, o Signore, fai che tutti quelli che ancora non ti conoscono ti possano conoscere. Signore, quelli che non ti sanno apprezzare ti sappiano apprezzare. Alleluia, gloria al tuo nome.
e che ogni ginocchio si pieghi veramente davanti a te e confessi che tu sei l'unico solo vero Dio e Gesù l'unico vero solo Salvatore e Mediatore tra te e noi. Quindi rendiamo a te la lode, l'onore e la gloria. A Gesù e allo Spirito Santo, ora e sempre in eterno. Amen, amen, amen. Alleluia, alleluia, sia glorificato il Dio. Intanto voglio ringraziare, vedete, il Signore per quello che sta facendo in questa nostra piccola comunità, perché quando vedete il Signore che fa le sue promesse, le mantiene, alleluia, allora... Signore, mentre lavoravo, vi ricordate, ero sul posto di lavoro, il Signore mi ha fermato perché stavo lavorando alla pressa piegatrice, non ricordo, ma forse stavo facendo qualche un armadio, non mi ricordo cos'era. Comunque stavo lavorando alla pressa piegatrice con la mia mamma, il Signore mi fermò e mi ha detto, ecco, se mi vuoi seguire con te, voglio fare un'opera nuova e se non ti inorgoglisci ti farò vedere la mia gloria, eh? Ecco, quando le cose sono da parte di Dio e il Signore fa le promesse, le mantiene. Qualche settimana fa, non mi ricordo, 15 giorni, non mi ricordo, da poco, no? Vi ricordate che il Signore quando mi ha tenuto a casa lì, e poi mi ha rivelato le origini dell'universo, eh? Ricordate? Ormai diventiamo famosi. Questa notizia non è stata tanto ben accetta tra i fratelli,
chi dubitava un po', chi dubitava di più da parte del Signore, ma non lo so, e qua e là, sia glorificato Dio, che sempre attraverso gli scienziati il Signore ha dato le conferme. Il Signore mi ha fatto dire che il primo elemento che si è venuto a creare, che Dio ha creato, è stata la luce, poi le acque, e allora mi ha dato quei quattro elementi, che poi diventano sei: uranio, plutonio, idrogeno e ossigeno, no? Allora, poi quando il Signore mi ha fatto sentire di fare quel breve filmato, e l'abbiamo messo su YouTube, chi è YouTube? Non è un attimo, perché io del computer non tanto me ne accorgo. E allora, diciamo, qualcuno mi ha fatto rilevare alcune cose che potevano essere contraddittorie. Allora, secondo come il Signore con lo Spirito Santo mi ha guidato, ho spiegato che cosa volessero dire certe cose. E grazie a Dio dice, perché non avevo capito. Per esempio, era una di quelle, no, che ora non mi ricordo, però la sorella ha precisato che cosa voleva dire una determinata cosa. Non mi ricordo così. Metastasi, ecco, metastasi. Che c'era stato uno, dice, ma metastasi, dice, è una cosa brutta. Altri. Metastasi vuol dire trasferimento di una cellula da una parte all'altra. Può essere buona, può essere cattiva, può essere. Quindi, ma siccome metastasi è intesa come una malattia brutta, allora quello lì. Allora gli ho spiegato che cosa il Signore voleva dire. Cioè che è stata questa metastasi, vuol dire che il suo spirito, la sua natura si è trasferita, parte della sua natura, delle sue origini si sono trasferite in Gesù. E quella metastasi, che poi è una cosa eterna, ma pare. Com'era? Ecco, sono delle cellule immortali. Gesù è immortale, Dio è immortale, no? Oh. Allora, poi qualcuno ha l'ossigeno. L'ossigeno che ci buttava, poi dice l'uranio, il plutonio, queste cose sono venute pure dice, dalla terra, che le, sì, ma la terra non andava, dove è andata a prendere la terra queste cose? Se li ha inventate la terra? Quindi si sono voi formate e gli scienziati li hanno trovati nella terra perché in origine Dio le ha create queste cose. Amen. E allora, e quindi lì spiegaci, a me fa piacere spiegare certe cose, non è che mi offendo, per carità, anzi mi onorano quando mi fanno delle domande, mi onorano perché così mi danno modo di spiegare le cose, non me ne vedo. Quindi l'ossigeno, ma l'ossigeno come si poteva trovare, l'ossigeno qua, là, insomma, alcuni, non, poi questi, quelli che, perché vedete, nel mondo noi incontriamo tante persone credenti, persone non credenti, fratelli veri, fratelli fasulli. Allora, e quindi ci sono quelli che criticano, che cercano di mettere in cattiva luce. E allora poi gli scienziati hanno detto che effettivamente, dice, la prima cosa che si è venuta a creare, dice, è stata la luce, gloria a Dio. La cellula vivente si è venuta a formare nell'acqua. E il Signore ce l'aveva spiegato, vi ricordate? Che l'avevo spiegato, che, o meglio, il Signore mi ha fatto spiegare che la cellula vivente si è formata proprio nell'acqua. Amen? Gloria a Dio. E che poi la fotosintesi, appunto, questa, non è solo fotosintesi quella che il sole trasmette alle piante e le fa, no, la fotosintesi vuole dire proprio che è venuta all'esistenza, perché la fotosintesi è avvenuta e avviene anche negli oceani, dove non c'è addirittura né luce né niente di sole, E si vengono a formare degli esseri viventi. Amen? Quella è fotosintesi. Amen? Quindi,
Quindi quando il Signore mi spiegava queste cose, e io ripeto che non sono della materia, non sono uno studioso, non sono neanche un diplomato, con tutto rispetto, per carità, perché quando dico queste cose, io, perché se il Signore ha scelto me e ha fatto così, è in modo tale che chiunque mi ascolta possa capire che non è frutto degli studi che io ho fatto o che faccio, perché io come studio sogno raso terra, zero. Perché tanto è vero, e ve lo dico in verità, io non riesco a leggere una cosa che è un pochettino lunga, perché mi stanco subito. Quindi sono stato sempre così, ho dovuto studiare in natura, che nel campo di Dio diventa un pregio. E allora, l'ossigeno pure, l'ossigeno, come, che c'entra? Ebbene, sia glorificato Dio, e questo l'ho messo, che un giorno, il telegiornale, non ha molto tempo, forse saranno 15 ore, non so, quanto. Sabato, che poi ti ho telefonato, papà. Saranno 15 ore? Non tiene del giorno, comunque più o meno, no? Che l'hanno detto nei telegiornali, che, seguite attentamente, la cosa bellissima che mi ha consolato, perché fratello io, botti, ne pigli tutti i lati, sogno un bersaglio di tutti, no? E qui però il Signore mi consola. Allora, hanno detto nel telegiornale che due scienziati, no? Sono stranieri, io non mi ricordo i nomi, hanno scoperto che su una cometa hanno trovato dell'ossigeno, tracce di ossigeno, non pare solo, non mi ricordo, di preciso, hanno trovato comunque tracce d'ossigeno. Allora, mi seguite attentamente, questo ve lo dico per farvi gioire che qui c'è il Signore. E colui che presiede non è un burattino, quello che in giro vogliono farvi credere. C'è un servo di Dio con il quale Dio parla e si rivela. Amen. E allora, hanno detto queste scienziate che hanno trovato queste tracce di ossigeno su questa cometa. Loro dice, a questo punto, com'è che si trova questo ossigeno su questa cometa? Ciò significa, dice, che con molta probabilità l'ossigeno era già esistente prima che si formasse l'universo. Prima, e se voi lo volete trovare, è che vedete, lo volevamo tirar fuori da Leonardo, pure quella trasmissione Leonardo. E non lo fanno, si vede che loro, per evitare che ognuno si appropria delle cose, però se voi cercate, fate delle ricerche, voi trovate su Leonardo questa trasmissione, perché, no, perché abbiamo messo su internet, proprio in prima pagina, ho messo, voglio condividere questa gioia con, amen, che hanno detto che c'è, quindi sulla quella cometa hanno trovato tracce di ossigeno, ma pare disse solido, un po' ossigeno, ma o solido, liquido, l'hanno trovato, amen. E dice, quindi con molta probabilità, loro non si sanno spiegare, dice, con molta probabilità, per trovarsi su quella cometa, ciò significa, dice, che questo ossigeno c'era già, era esistente prima ancora che si formasse l'universo. Ci pensate voi altri, l'universo è a terra, istinto, mare, tutte cose, pianeti, le galassie. L'universo, quindi prima ancora che si e che ci faceva sto ossigeno prima dell'universo? Si faceva passeggiata nel vuoto? Era perché Dio, appunto, come mi rivelò, sono stati quegli elementi primordiali, alleluia, che poi hanno formato anche che hanno dato, che il Signore si è dato un corpo a livello spirituale semimateria. Come Gesù si è dato, o meglio il Padre e Gesù, per Gesù si è dato un corpo di carne per mezzo di Maria Vergine. Amen.
Quindi non c'è gioco di prestigio, ma ci sono realtà. Quindi questo, dice, guarda, questa qui, la volta scorsa mi sono dimenticato, per farvi gioire, in modo tale che, perché sapete, perché noi riceviamo sempre badosta da tutte le parti, accuse, calunnie, cose a non ferire. Gloria a Dio. Ma il Signore dice, non temete, io sono con voi. Amen. Gloria a Dio. E lui, vedete, ci difende e ci protegge. Pregate, ora, per me, perché ho in cuore di completare questo, diciamo, questo filmato, in modo tale che noi credenti che dobbiamo ereditare il regno dei cieli e dobbiamo vivere alla presenza di Dio, vedete, il Signore ci sta facendo conoscere, perché altrimenti lui ci porterebbe in un mondo, nei nuovi cieli, nuove terre, che noi non conosciamo. Invece il Signore ce le sta spiegando prima, ci sta portando a conoscenza prima. Amen. Dice, vedete chi sono io? Vedete? Ma queste sono, fratelli, delle cose meravigliose. Alleluia. Ecco, con te voglio fare un'opera nuova, e se non ti inorgoglisci ti farò vedere la mia gloria. Gloria al Signore. Amen. Quindi, in questo, il Signore mi ha dato da capire come è venuto proprio l'Eterno all'esistenza e perché Lui è e rimane in Eterno. Dici, com'è che l'Eterno, può, ecco, Dio può rimanere in Eterno? Sia glorificato Dio. Questo non vuol dire. Preghiamo, pregate, che... E allora, ma a voi, perché, ripeto, siccome ancora non l'ho iniziato, mi mancano alcune risposte da parte del Signore, va, che mi dia il via, perché io non voglio andare davanti al Signore, ma io voglio seguire il Signore. Amen. Quindi pregate, perché la gioia... Che il Signore fa provare a me, la farà provare anche a voi, fratelli. E questo servirà per rafforzare la mia e la vostra fede. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Il cantico l'abbiamo cantato. Allora vogliamo leggere, come il Signore ha stabilito, nel libro dell'Esodo, capitolo 34, e dal versetto 25. Allora, non offrirai con pane lievitato il sangue della vittima immolata a me. Il sacrificio della festa di Pasqua non sarà lasciato fino al mattino. Porterai alla casa dell'Eterno il tuo Dio le primizie dei primi frutti della terra. Non cuocerai il capretto nel latte di sua madre. Poi l'Eterno disse a Mosè, scrivi queste parole, perché sul fondamento di queste parole io ho contratto alleanza con te e con Israele. Così Mosè rimase là con l'Eterno 40 giorni e 40 notti, e non mangiò pane né beve acqua, e l'Eterno scrisse sulle tavole le parole del patto, i 10 comandamenti. Or Mosè, quando scese dal monte Sinai, scendendo dal monte, Mosè aveva in mano le due tavole della testimonianza, non sapeva che la pelle del suo volto era divenuta raggiante, perché era stato a parlare con l'Eterno. Quando Aronne e tutti i figli di Israele videro Mosè, ecco che la pelle del suo volto era raggiante, ed essi avevano paura di avvicinarsi a lui. Ma Mosè li chiamò ed Aronne e tutti i capi dell'assemblea ritornarono da lui, e Mosè parlò loro. Dopodiché tutti i figli di Israele si avvicinarono, ed egli ordinò loro di fare tutto ciò che l'Eterno gli aveva detto sul monte Sinai. Come Mosè ebbe finito di parlare con loro, mise un velo sul suo volto. Quando però Mosè entrava davanti all'Eterno per parlare con lui, si toglieva il velo finché usciva fuori,
uscendo fuori, diceva ai figli di Israele ciò che gli era stato comandato. I figli di Israele, guardando la faccia di Mosè, vedevano che la pelle di Mosè era raggiante. Poi Mosè rimetteva il velo sul suo volto fino a quando entrava a parlare con l'Eterno. Amen. Ci fermiamo qui. Alleluia. Ecco, vedete che bella testimonianza che il Signore, per farsi capire da tutto il popolo di Israele, vedete, dà sempre dei segni, quindi dei particolari inconfondibili che soltanto chi non vuol credere non crede, e chi si vuol perdere si perde. Perché vedete, Mosè, come abbiamo letto, dice: così Mosè rimase là con l'Eterno 40 giorni e 40 notti, non mangiò pane né beve acqua, e l'Eterno scrisse sulle tavole le parole del patto, i 10 comandamenti. Quindi 40 giorni e 40 notti Mosè senza né mangiare né bere. Amen? Quindi doveva morire. Fratelli, 40 giorni e 40 notti senza mangiare. Amen? Allora, la maldicenza che... le maldicenze sono come ghiottonerie che sulla bocca di tutti e nel cuore e nella mente di tutti, avrebbero potuto pensare: ah, Mosè, certo, ha avuto bisogno di tutto quel tempo per scrivere su due tavole di pietra i 10 comandamenti. Certo, ci è voluto del tempo. E chi ci dice che è stato l'Eterno che ha parlato con te e che ti ha dato questi 10 comandamenti? Fratello, come faceva Mosè a dimostrare che era stato con l'Eterno? E che se aveva buttato pure un mangiare da su. Amen. Alleluia. Amen. Ecco, vedete, il Signore, per non fare cadere i semplici, gli ingenui, allora ha dato un grande segno, che Mosè, scendendo portando con sé le tavole di pietra con i 10 comandamenti scritti lì sulle tavole di pietra, aveva il volto raggiante di luce. Chi avrebbe osato dubitare e dire a Mosè: ah, tu sei stato lì perché tutto sto tempo, perché hai inciso tu, hai scolpito tu questi comandamenti sulle tavole di pietra, e il mio volto, che lui, vedete, neanche se n'era accorto, dice, sono stati gli altri che se ne sono accorti, non lui, perché giustamente lui non è che aveva un specchio e se va davanti allo specchio, nello specchio, no? Quindi sono stati gli altri. A questo punto, vedete, allora tutti ebbero paura, non hanno potuto dire o pensare che Mosè non era stato con Dio. Amen? Ecco, fratelli, quando il Signore mi ha dato la rivelazione, se vi ricordate, il Signore, per darmi la rivelazione delle origini dell'universo e delle sue origini, fratelli, mi ha tenuto 40 anni, forse qualche giorno pure più, non mi ricordo di preciso, se vi ricordate. Io non sono venuto in chiesa per più di 40 giorni, e in questi 40 giorni il Signore mi rivelava le origini dell'universo, amen, e le sue origini pure. Ecco, chi ce lo dice? Ecco, chi ce lo dice? Che fratello De Luca non si inventava, non c'è andava a chiesa, si stesa a casa. Ma se riposa? Non ce l'auguro a nudo. Perché in quei 40 giorni e 40 notti,
Fratelli, io stavo malissimo, ma soltanto così il Signore mi ha potuto rivelare quello che mi ha rivelato. Perché nella debolezza dell'uomo che io traggo maggiore gloria. Alleluia. Amen. Quindi, giustamente, anche voi che fate parte di questa piccola comunità avreste potuto dubitare, e sono certo che molti di voi hanno dubitato. Perché, lasciatemelo dire, no? Lasciatemelo sfogare. Perché il Signore mi ha detto che si è formata prima la luce, e gli scienziati l'hanno confermato. Che la cellula vivente si è formata nell'acqua, e gli scienziati l'hanno confermato dopo, sempre, no? E ora che il Signore mi aveva rivelato che prima ancora che si venisse a creare l'universo c'era l'ossigeno che lui possedeva, erano tutte queste cose, erano in lui. Alleluia, amen, alleluia. Ora gli scienziati, qualche 15 giorni, 20 giorni fa, l'hanno confermato, e ripeto, io l'ho messo su YouTube, è bello. A così tutti quelli che parlano assai, se tu una buca se sapono tutto pare, ci pensi? Gloria a Dio. Hanno detto che l'hanno trovato, queste tracce di ossigeno, e che effettivamente, dice, per trovarsi su quella cometa, ciò significa che l'ossigeno era presente prima ancora che si formasse l'universo. Quindi, che prima ancora che si formasse pure quella cometa, ma capite? Amen? Perché per trovarlo su questa cometa, quando la cometa è nata, che sarà stata mediante un'esplosione di qualche pianeta, non sappiamo, non vogliamo scendere in queste particolari, che appunto io non essendo uno scienziato non voglio andare oltre i miei limiti, perché io ho certi limiti oltre i quali non mi voglio spingere, perché non sarebbe sbagliato. Allora, quindi, ma loro dicono, ora, quindi questa cometa, per possedere queste tracce di ossigeno, allora l'ossigeno c'era prima. Vedete, gloria a Dio. Alleluia. Non è venuto dopo, ma prima della formazione dell'universo. E un'altra cosa ancora, che sia glorificato il Dio. Finalmente abbiamo trovato una prova, anche se, ripeto, il Signore mi aveva rivelato che l'acqua c'era sui pianeti, e ora gli scienziati dicono, è appurato, che l'universo è pieno di acque. Addirittura ci sono dei satelliti o pianeti, addirittura composti di esclusivamente acqua ghiacciata, di ghiaccio, nell'universo. Figuratevi! E quando noi non sapevamo questo, e neanche gli scienziati, il Signore me l'aveva rivelato, che sulla Luna c'era l'acqua. E questa registrazione, una di queste registrazioni, l'abbiamo trovata, abbiamo trovato una nel 99, dove il Signore mi fa dire che sulla Luna c'è acqua. Io, fratello De Luca, pigliavano sempre in giro. Bauscio, povato, brugione, fanatico. A me, gloria a Dio. Fratelli, l'abbiamo trovata per caso. E sai che ti dico? Che l'avete tradotto anche in inglese. Quindi c'è stuccio di, è vero? Ma sentite là sopra? È tradotto pure in inglese. Comunque, sia glorificato Dio, siccome era una cosa importante, è stato quindi tradotto questo anche in inglese. Quindi nel 99, quando ancora io trasmettevo alla radio, c'è stata questa trasmissione, il Signore mi ha fatto dire che sulla Luna c'è acqua. E torno a ripetere, come l'ho detto in altri culti, vedete che non solo c'è acqua sui pianeti, vedete che sui pianeti ci possono essere anche delle cellule viventi, in modo che nessuno si deluda in quel giorno quando scopriranno questo. Perché appunto, siccome la cellula vivente si è sviluppata nelle acque mediante l'elettrolisi e la fotosintesi,
che il Signore mi ha rivelato, quindi quest'acqua è dappertutto, e dove c'è acqua c'è sempre, ci sono tracce delle cellule viventi, però giustamente non è che ci sono animali, perché la cellula vivente deve trovare, come mi ha fatto spiegare altre volte, ripeto, deve trovare l'ambiente adatto, una serie di cose adatte per la vita. Amen. Quindi la cellula vivente non vuole dire che c'è esistenza. E poi guardate, quello che il Signore mi ha dato anche da capire, perché gli scienziati pensano, dice che ci possano essere altri mondi. Figlioli, tutto sommato, tanto tutto, non l'hanno. Guarda, ora che è? Mi pigliate in giro pure oggi? Siete d'accordo o no? Guarda, ora mi cala la testa per suggestione. Io credo che ci sono altri mondi dove c'è la vita. Perché tu dici sì? Tutti mi dicete sì perché voi scantate, vero? Non vi ammesco, non mi sono bastonati. Sapete perché ci sono altri mondi e c'è la vita? Dove c'è Dio, dove ci sono gli angeli, i serafini, i cherubini. Alleluia! Che sono sulla terra! Vedete che ci sono, c'è un mondo, alleluia, dove c'è la vita! Amen! Quindi non siamo soli nell'universo! Me capite? Quindi c'è anche c'è la vita, dove c'è Dio, dove c'è la vera vita, la sorgente della vera vita. Allora, amen, gloria a Dio. Allora, vedete, giustamente il Signore ha dato quel segno al popolo affinché credessero in Mosè, perché altrimenti il popolo non avrebbe accettato i 10 comandamenti e tutte le altre leggi che Dio aveva dato a Mosè. Mi capite? Perché dice, tu si stai inventando. Allora il Signore gli dà questo segno a Mosè di diventare luminoso, anche perché, ripeto, siccome Dio è luce, la sua natura è luce splendente, come l'ha visto anche Giovanni nell'Apocalisse, che il suo volto, dice, risplendeva come il sole quando splende nella sua forza. Amen. Quindi Mosè, stando 40 giorni e 40 notti alla presenza di Dio, quindi lui ha assorbito la luce di Dio, amen, nel suo volto, che poi l'irradiava quando scese ai piedi del monte in mezzo al popolo. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Allora, come facciamo, dice, a sapere, suo fratello De Luca, è vero che ha ricevuto le origini dell'universo? Se è vero o si è inventato? E perché fu malato a casa, 40 giorni, 40 notti, fu malato, non venne qua e ne venne a dire una bella favola, ne contavo. No, vedete come il Signore sta confermando le varie cose per mezzo degli scienziati. Chi è un brugione, un bugiardo, fratello De Luca? Eh? Alleluia. O Dio invece si rivela, parla e ci fa conoscere cose che occhio non ha visto e orecchio non ha udito. Si è glorificato il Dio. Ora, ripeto, per Mosè è stato quello il segno, ripeto, di quella luce. Per me, che sono al servizio di Dio e che il Signore mi parla, sta dando questi segni. Non mi sta dando a faccia che con un velo mi metto un velo quando parlo con voi. Amen? Ma sta dando queste conferme che gli scienziati confermano quello che io ho ricevuto prima ancora che loro lo scoprano. Perché non è che loro lo scoprono prima e io le dico dopo che il Signore mi ha detto. No! Perché prima il Signore me le rivela, io le dico e dopo un anno, due anni, secondo, oppure o mesi, allora gli scienziati confermano. Questo è il segno, vedete, che il Signore dà ai suoi. Poi, vuole credere, crede, chi non vuole credere, non crede. A me ci siamo? Questo è il segno, questo è quello che il Signore mi ha dato da capire. Dice, io vi ho dato un segno per capire, perché infatti sta anche scritto
dice: Signore, come facciamo a capire quando un profeta è veramente profeta e che dice che Dio ha parlato? Allora, mi pare che Mosè stesso che lo dice. Dice, quando un profeta parla, dice una cosa, se la cosa si avvera, allora dice l'Eterno, sono stato io a parlare, sono io a parlare. Se la cosa non si avvera, non si realizza, allora dice, non sono stato io a parlare, ma è stata fantasia, invenzione del profeta. Fino a questo momento il Signore sta confermando, vero? Quindi non è mia fantasia, gloria a Dio, alleluia. Una cosa, ecco, molto importante che non ci deve sfuggire, ecco, quello che noi facciamo, il Signore si sta facendo fare le cose veramente concrete, con sapienza e gradite a Dio, alleluia. E questo qua, guardate, il primo versetto che mi ha fatto leggere e che voi avete anche seguito la lettura, dove dice... nel 25, versetto 25, non offrirai con pane lievitato il sangue della vittima immolata a me, il sacrificio della festa di Pasqua non sarà lasciato fino al mattino. Vecchio testamento era, e noi gioiamo con nuovo e con vecchio testamento e con il futuro. Gloria a Dio, perché vedete qui, perché in molte chiese, ancora oggi, celebrano la Santa Cena con del pane normale, con del pane comune, con del pane lievitato, cuccato. Invece noi, da sempre, perché così ci ha ordinato il Signore, noi celebriamo la Santa Cena una volta all'anno e la celebriamo con pane azzimo, con pane non lievitato. Amen? Allora, vediamo un poco. Il pane con il quale noi celebriamo la Santa Cena, che cosa rappresenta per voi? E dicetelo forte, come se fosse cantate. Quindi il pane che noi usiamo per celebrare la Santa Cena è la figura del corpo di Cristo. Amen? Tant'è vero che noi diciamo, ecco il corpo di Cristo. Poi il vino. Che cosa è quel vino che noi celebriamo la Santa Cena? La figura del sangue di Cristo. Amen. Guardate nel Vecchio Testamento, chi era il Vecchio Testamento? Vabbè. Non offrirai con pane lievitato il sangue della vittima immolata a me. Gesù, perché si è immolato? Perché è stato immolato? Si è immolato al Padre per la nostra salvezza. I sacrifici che il popolo di Israele offriva, i sacerdoti che offrivano, il sangue era appunto la figura del sangue di Gesù che doveva venire. E il Signore dice, non offrirai, guardate, non offrirai con pane lievitato il sangue della vittima. Alleluia, immolata a me. Il sacrificio della festa di Pasqua non sarà lasciata fino al mattino. Fratelli, la Santa Cena, che figura? Gesù, la Santa Cena non l'ha istituita, non l'ha ordinata proprio il giorno di Pasqua, quando ha detto... Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, o no? Ora qui dice, questo è il nuovo patto. Prese del pane, lo benedisse, lo ruppe e disse, ecco, mangiatene, questo è il mio corpo. Poi preso il vino, lo benedisse e ha detto, ecco, questo
è il sangue del nuovo patto, questo è il mio sangue, bevetene tutti. Non ha detto questo? E lo vogliamo fare con pane levadato o con pane azimo? Guardate, per la caparbietà, per la viltà di certi esseri che non vogliono piegarsi alla legge di Dio, agli ordini di Dio, per mezzo dei suoi servi, ancora continuano a celebrare la Santa Cena con pane lievitato. E il Signore dice, tu non offrirai all'Eterno con del pane lievitato il sangue del sacrificio, della vittima. Amen. Gloria al Signore Gesù. Vedete, gloria al Signore, la differenza che c'è tra veri servitori di Dio e quelli scelti, quindi quelli scelti da Lui e quelli non scelti da Lui. Perché, fratelli, i servitori di Dio scelti da Lui camminano sempre facendo la volontà di Dio, eseguendo gli ordini di Dio. Alleluia. Quindi il Signore, vedete, questa sera ci sta riconfermando, e se il Signore vorrà, anche questo andrà in onda, come il Signore stabilisce, amen, affinché quegli anziani che hanno e continuano a celebrare la Santa Cena con il pane del lievitato, commettono un grande peccato, un grande errore agli occhi di Dio, imperdonabile. Amen. Alleluia. Però vedete il Signore come ha dato al popolo di Israele per accettare Mosè come servo di Dio e che era stato con Dio, lo illuminò della sua luce, come il Signore appunto in questi ultimi tempi sta dando le conferme delle rivelazioni, dei messaggi che sta dando per mezzo di questo pulpito e del fratello De Luca. Alleluia. Amen. Quegli anziani che si ravvederanno, tutto il passato gli sarà perdonato, ma continuerà ad insistere perché presuntuosi e volendosi reputare giusti agli occhi di Dio, non entreranno loro nel regno dei cieli e non faranno entrare neanche quelli che vorrebbero entrare. Amen? Perché, ripeto, quel pane della Santa Cena che noi usiamo è la figura del corpo di Cristo. Quel pane e quel sangue che anticamente i sacerdoti offrivano al Signore era la figura pure del corpo di Cristo, del sangue di Cristo. E il Signore diede questa legge, questo comandamento: non offrirai con pane lievitato il sangue della vittima immolata a me. Il sacrificio della festa di Pasqua non sarà lasciato fino al mattino. Anche questo. E che vuol dire? Il sacrificio della festa di Pasqua non sarà lasciato fino al mattino. Anche questo la figura del Cristo. Perché Gesù è stato crocifisso alle 9 del mattino. Amen? Poi dalle 12 fino alle 3 del pomeriggio si fecero tenebre per tutto il paese. Le rocce, dice, si schiantarono, la terra tremò. Amen. La sera Giuseppe d'Arimatea, alleluia, Giuseppe d'Arimatea andò per prendere il corpo di Gesù perché non restasse fino all'indomani, perché l'indomani era sabato. Vedete come il Signore costringe in un certo senso per non far sbagliare suo, perché dice, può darsi, perché se il Signore l'avesse fatto crocifiggere il giovedì, loro l'avrebbero lasciato magari tutta la notte fino all'indomani.
E allora non si sarebbe realizzata la legge di Dio. Amen? Che dice la festa di Pasqua non sarà lasciata fino al il sacrificio della festa di Pasqua non sarà lasciato fino al mattino. Perché infatti, gloria a Dio, la sera poi, vedete, agli altri gli hanno rotto le gambe, a me i soldati, per farli morire, amen? Per non lasciarli sulla croce fino all'indomani, perché l'indomani era sabato e quindi non potevano scenderli dalla croce, sia ai due ladroni che a Gesù stesso. Quando andarono da Gesù, invece, hanno visto che era morto. Dice, a lui non gli fiaccarono le gambe, non gli hanno rotto le ossa delle gambe. Perché anche questo era stato profetizzato nel Vecchio Testamento, così disprezzato da molti oggi. Non sarà rotto nessun osso. E così fu. Il centurione lì, per assicurarsi che Gesù era morto, con la lancia gli trafisse il costato. Alleluia. E uscì sangue e acqua. Giuseppe d'Arimatea va da Pilato, gli chiede il corpo di Gesù e Pilato glielo concede. Amen. Giuseppe d'Arimatea poi, insieme pure a Nicodemo, lo profumano, lo mettono nel sepolcro. Alleluia. Quindi il sacrificio della festa di Pasqua non è rimasto fino all'indomani. È vero o non è vero? Che fantasia che ha un fratello De Luca, vero? Amen. No, è la scrittura che parla chiara, è lo Spirito Santo che lo spiega e ce lo fa capire. E noi diamo lode, onore e gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre, in eterno. Amen.
Alleluia, amen, gloria al tuo nome. Così Padre Santissimo ti chiediamo grazie adesso, Signore, di accompagnarci alle nostre case. Signore, sii sempre presente, Signore, in mezzo a noi, nelle nostre famiglie. Signore, liberaci tu da tutte le insidie del male e del maligno. Signore, fai che né con azioni, né con pensieri o parole o sentimenti che siano, possiamo deluderti, ma che possiamo fare la tua volontà e rallegrare il tuo spirito, rallegrare te, Gesù, alleluia, gloria al tuo nome in ogni cosa. Quindi lo Spirito tuo Santo continua a dimorare dentro di noi, a guidarci, a proteggerci, a liberarci, alleluia, affinché ogni cosa, Signore, sia fatta veramente con interesse, con amore, o Signore, così come tu continui a fare ogni cosa con amore, Signore, per noi, noi lo possiamo fare per te. Ti preghiamo, ti supplichiamo, nel nome di Gesù te lo chiediamo, benedetto con te in eterno. Amen, amen, amen. Amen.